Amici, bentornati. In attesa della ripresa di eventi fieristici e manifestazioni attraverso le quali potremo tornare a intervistare protagonisti della filiera dell'oreca e della distribuzione automatica, ho deciso insieme al mio staff di presentarvi un nuovo format televisivo. Un format attraverso il quale avrete modo di conoscere volti nuovi, protagonisti dell'una o dell'altra filiera e che nel corso delle prossime settimane si alterneranno per presentare le proprie eccellenze non solo gastronomiche, non solo in merito ai servizi prestati qui in Italia. Iniziamo dunque questo primo appuntamento di Oreca Focus con Sante Ludovico, il CEO di La Pizza Più Uno, un'azienda del Piacentino, un'eccellenza italiana, e ringrazio intanto il CEO Sante Ludovico dell'azienda per aver accolto il nostro invito. Sante, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Oreca Focus. Grazie, buongiorno, sono contento di partecipare a questa trasmissione e saluto tutte le persone che seguiranno questa trasmissione. Sante, in un minuto, l'azienda nasce nel 1996, da quale business idea e in che modo si è sviluppata in questi 24 anni? Allora, l'azienda è nata da un'idea che avevo proprio partendo dal fatto che io conosco bene il mercato del fresco venendo dal settore dei formaggi. Avendo questa grande esperienza ho deciso di produrre la pizza. Quello che mi ha permesso, conoscendo il mercato, conoscendo tutte le evoluzioni, che era importante per me lavorare nel settore della pizza in teglia rettangolare. Quindi sono partito da un progetto minimo, quindi in un piccolo capannone con una decina di dipendenti, e questo pian piano sono entrato in grande distribuzione, ci siamo fatti conoscere, hanno avuto la possibilità di conoscere la nostra qualità e la nostra serietà, diciamo, nel servizio delle consegne, eccetera. Questo ci ha permesso di crescere in modo continuativo, quindi, diciamo, da un progetto, diciamo, a zero clienti, zero fatturato, l'anno scorso abbiamo raggiunto i 25 milioni di fatturato, quindi con una crescita costante, quindi con un primo capannone, poi abbiamo preso uno stabilimento più importante che abbiamo attrezzato in modo sempre guardando in modo particolare alla sicurezza alimentare, quindi l'igiene, formando il personale, eccetera, e questo ci ha permesso di crescere, ma non solo per, diciamo, la qualità dei prodotti, ma anche per le tecnologie, per la ricerca sempre continuativa di innovazione, quindi tecnologie sulla lavorazione, il servizio per il cliente, quindi la pizza tagliata in diversi formati, confezionata in termoformato, con una durata di vita dai 15 ai 40 giorni a seconda dei prodotti. Nel settore della pizza in teglia c'erano i grandi produttori di pizza surgelata e poi i panettieri, quindi quando sono partito c'era proprio un vuoto di un'azienda che potesse dare una sicurezza sia sui volumi ma anche sulla sicurezza alimentare, e questo ci ha permesso pian piano di essere riconosciuti come un'azienda d'eccellenza, con le difficoltà che abbiamo incontrato, perché a special modo una grande distribuzione inserire una pizza rettangolare quando è sempre stato il mercato della pizza rotonda, quindi la pizza rettangolare era un po' una novità, no? Cioè, la pizza che si trova dal panettiere ma non sicuramente confezionata come l'abbiamo presentata noi, però la nostra qualità è stata premiata alla fine, i clienti che l'hanno comprata l'hanno ricomperata. C'è stato quindi un grande passaparola, perché noi alla fine non è che abbiamo fatto grandi pubblicità, quindi è cresciuta proprio per, diciamo, la qualità e la costanza del prodotto. Questo ci ha dato
ci ha premiato anche in questo modo, raggiungendo appunto, come le dicevo, i fatturati dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo passato 5.000 tonnellate di prodotto per pizza e focaccia, quindi direi che abbiamo raggiunto dei risultati importanti. Sante, voi realizzate pizza, focaccia, prodotti da forno sia per l'Horeca che per il comparto retail GDO. Quanto contano per voi le materie prime in un mercato di questo tipo e le certificazioni per anche e soprattutto l'esportazione? Prima di tutto le materie prime sono indispensabili, no? E poi diciamo, vivendo a Piacenza, ho puntato anche, diciamo, su dei produttori locali in modo particolare, quindi la farina è il nostro fornitore, 20 anni, più di 20 anni che è lo stesso fornitore, è un fornitore molto serio, le scelte sono state fatte anche in questo senso, perché ad esempio il nostro fornitore di farina è rimasto uno dei pochi, o forse l'unico, che dava ancora i grani, cioè lavare i grani è molto importante perché vuol dire togliere tutti i residui che rimangono diciamo nel trasporto dei grani e tutto il resto. Quindi questo lo consideriamo, diciamo, un plus di qualità molto importante. Non usiamo conservanti, solo gli extravergini d'oliva. Abbiamo tanta manualità perché lavorando nel fresco abbiamo la necessità tutti i giorni di fare tutti i prodotti che i clienti ci chiedono, quindi noi abbiamo 70 referenze che tutti i giorni devono essere prodotte, quindi questo ci porta tanta manualità e tanta professionalità da parte anche del nostro personale. La qualità delle materie prime è seguita in modo particolare, abbiamo un ufficio qualità con 3 persone che seguono tutte le certificazioni, tutti i controlli delle materie prime, e come azienda noi abbiamo tutte le certificazioni, quindi BOC, FS, ISO 22000, biologico chiaramente, e fra l'altro ai massimi livelli, quindi tanto per dire BRC noi siamo in tripla, quindi vuol dire che ci viene riconosciuto il massimo del livello di sicurezza alimentare. Parliamo della vostra proposta al settore dell'Horeca. Come si articola? Quali sono i prodotti di punta e perché un gestore di bar, bistrò e così via dovrebbe poter scegliere uno dei vostri prodotti? Quali dunque i punti di forza? Prima di tutto, come dicevo prima, diciamo la sicurezza alimentare, ma molto, molto importante è un prodotto costante, cioè un prodotto uguale nel tempo, è sempre uguale. Vi faccio un esempio, ad esempio nell'Horeca tante scelte dei nostri grandi clienti è stata dovuta proprio al fatto che avendo un unico fornitore hanno in tutta Italia un'unica scheda tecnica, perché la immagini lavorare con i panettieri vuol dire che il panettiere che lavora con l'olio di salsa, chi con lo strutto, chi con l'olio di girasole, eccetera, quindi creando comunque una situazione veramente difficile da seguire per un buyer che gestisce forniture a livello nazionale, quindi questo ci ha favorito notevolmente. Poi chiaramente il fresco è sempre considerato un prodotto di alta qualità e questo, anche questo ci è venuto a favore, ecco. Quindi il grosso vantaggio è che noi siamo in grado di dare un servizio completo, quindi che parte dalla base bianca per fare la pizza, la base col pomodoro, oppure la pizza farcita completamente, la focaccia, diciamo, nei vari formati, ma la cosa importante è anche i sistemi di taglio che abbiamo. Noi abbiamo dei sistemi di taglio che ci permette di tagliare la focaccia in tutte, o la pizza in tutte le dimensioni richieste dal cliente, quindi il cliente ha la possibilità di, quando fornisce, diciamo, il suo cliente, di avere la possibilità di sapere quanti pezzi gli dà, cioè quanti pezzi ci sono in una teglia, in una pizza o in una focaccia. Questo è molto importante
per la valorizzazione anche dei costi, in special modo nell'Horeca, dove lavorano con dei margini molto contenuti, quando si va poi su certi tipi di contratti, tipo contratti delle scuole oppure delle aziende. Parliamo di lockdown, il periodo di chiusura delle attività dell'Horeca ha certamente causato un calo delle vendite piuttosto significativo anche nel vostro caso. Il comparto retail GDO è riuscito in qualche modo ad assorbire la produzione che avevate destinato al comparto dell'Horeca? Ma sicuramente l'Horeca ha sofferto tantissimo, perché la chiusura dei bar, dei ristoranti, le mense stesse, le scuole chiuse, quindi cioè, chiaramente noi abbiamo avuto una partenza ancora più pesante, marzo-aprile, poi tra l'altro l'abbiamo subita anche nella grande distribuzione, perché poi la gente, essendo a casa, si dovesse fare la pizza da casa, fatto in casa, quindi in quel periodo lì abbiamo avuto non solo la perdita di fatturato dell'Horeca, ma anche la grande distribuzione. Oggi la grande distribuzione ha recuperato tantissimo, abbiamo delle crescite significative, e invece per quanto riguarda l'Horeca purtroppo siamo ancora sotto del 40% sul fatturato dell'Horeca. Chiaramente noi siamo in contatto continuamente con i buyer, e loro sono anche loro in grosse difficoltà, perché non sanno che succederanno nei prossimi mesi, non sanno, ad esempio, si conosce benissimo il problema delle scuole, cioè apriranno, non apriranno, le mense come saranno gestite, e quindi c'è ancora una certa incertezza. Da parte nostra noi abbiamo lavorato tantissimo in collaborazione con il buyer, quindi abbiamo creato dei sistemi sia di focaccia che di pizza in confezioni molto piccole, la monoconfezione, in modo che chi acquista, a cui viene consegnato il prodotto, viene consegnato il prodotto confezionato, quindi addirittura noi confezioniamo dal 30 grammi di prodotto in su, quindi questo ci permette di soddisfare molto le richieste dell'Horeca, che hanno apprezzato moltissimo. Tra l'altro noi siamo anche produttori di GDO in questo momento, le scuole stesse chiedono, è uscito ultimamente per una legge che dice che le scuole devono avere almeno il 50% dei prodotti GDO, e quindi noi anche in questo caso siamo pronti e a disposizione, siamo in contatto continuamente con i nostri clienti per trovare delle soluzioni più adeguate in collaborazione con loro. Beh, è interessante sapere che appunto voi realizzate anche dei formati monoporzione, a partire addirittura da 30 grammi, che è perfetto direi anche per la distribuzione automatica, le vending machines. Esatto, sì, tra l'altro noi siamo anche fornitori di vending machine, ma la gamma comprende tutto, perché anche lo stesso bar, eccetera, che stanno riaprendo, eccetera, avere il prodotto confezionato è una sicurezza per il cliente, gli viene consegnato un prodotto nelle migliori condizioni igieniche e quindi di sicurezza, ecco, questo è molto importante. Tra l'altro noi siamo produttori, lavoriamo anche per diverse aziende, qui consegniamo le pizze già sia pretagliate ma anche in orizzontale per permettere la farcitura, quindi copriamo un po' tutti i settori. Sante, infine, avete altri investimenti in programma nonostante il periodo particolarmente non favorevole dal momento che il lockdown ha creato problemi anche al comparto della produzione? Chiaramente noi questo non ci ha fermato, pensiamo che sia una questione temporanea, non so quanto temporanea, ma comunque temporanea, e abbiamo lanciato la costruzione di un nuovo laboratorio che è pronto proprio in questi giorni, mancano pochi giorni, ecco, l'apertura,
un laboratorio di 4.500 metri dove avremo circa 3.000 metri di produzione, quindi ci permetterà di raddoppiare la capacità produttiva. Questo è stato fatto sia per il mercato italiano ma anche per il mercato internazionale, dove siamo abbastanza presenti sempre con il settore del fresco, perché il nostro obiettivo è sempre lavorare nel settore fresco. Quindi l'Europa sicuramente rientra, diciamo, nei nostri progetti. E Sante, a questo punto io devo chiederle, necessariamente guardando anche le immagini delle focacce che vengono mostrate nella loro morbidezza, nella loro genuinità, manca solamente il profumo che televisivamente non può essere percepito. Qual è il prodotto a cui lei è più affezionato? Ma guardi, attualmente la focaccia è quella che è cresciuta negli ultimi anni, proprio perché tra l'altro abbiamo messo a punto una focaccia fuori frigo, che ha una durata di 15 giorni senza conservanti, ma sfruttando solo, diciamo, le nostre conoscenze di qualità e di sicurezza alimentare. Quindi noi riusciamo a consegnare fuori frigo una focaccia che dura 15 giorni, dove mantiene la fragranza e tutta la sua qualità in questi 15 giorni. Chiaramente sulla focaccia abbiamo fatto delle declinazioni che vanno dai crostini, degli stick sempre fatti di focaccia, eccetera. Questo ci hanno permesso di fare un prodotto sempre di alta qualità. Cosa importante, negli ultimi mesi abbiamo deciso di passare alla focaccia e la pizza solamente con grani italiani, quindi questo è chiaramente molto importante per noi, perché chiaramente difendere il patrimonio italiano è sempre, fa parte anche, diciamo, della nostra mentalità, del nostro modo di vedere le cose. Quindi grande qualità, ma diciamo seguendo anche tutte le cose importanti dal fornitore. Affezionati italiani, ho fatto l'esempio della farina, 22 anni che abbiamo lo stesso fornitore, non siamo alla ricerca del prezzo, siamo alla ricerca del fornitore serio, del fornitore che ci segue, che capisce le nostre esigenze, e questo ci ha permesso di essere anche considerati dal punto di vista della serietà dell'azienda. Ecco, questo ci fa molto piacere. E allora grazie Sante intanto per riuscire a produrre anche e soprattutto con grani italiani, 100% italiani. Grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di questa eccellenza tutta italiana, di cui avremo modo di parlare ulteriormente nei prossimi mesi attraverso i nostri strumenti orecanews.it, il Fuoricasa, la rivista dedicata appunto a tutto ciò che rappresenta il food service, l'oreca e i consumi fuori casa. Ringrazio dunque per la partecipazione Sante Ludovico, CEO di La Pizza Più Uno SPA. Grazie Sante, ci rivedremo prossimamente, magari in una delle fiere che ci auguriamo ritorneranno nei prossimi mesi. D'accordo, grazie Fabio. Questo appuntamento termina qui. Ci incontreremo ancora prestissimo, non solo su orecanews.it o orecatv.it, ma anche sui nostri canali social, per mostrare e condividere insieme a voi altre eccellenze gastronomiche italiane. A prestissimo con Oreca Focus.